Appaga i tuoi sensi e i tuoi occhi. Per la tua casa scegli Sandrini Serrande, in via Manzolino a Piancogna. Piccoli pescatori crescono in quel di Cividate. Sabato 25 luglio nei locali di Via Rimaldo ho preso il via un trittico di incontri gratuiti rivolti ai più piccoli per avvicinarli al mondo della pesca e al contempo insegnare loro il rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema che ci circonda. A dare il via all'iniziativa alla quale hanno preso parte una decina di bambini, l'associazione pescatori di Cividate Camuno, che già dopo la quarantena si era adoperata per coinvolgere nelle sue attività i ragazzi del Grest. Le regole e l'attrezzatura fondamentale, le specie presenti sul nostro territorio, i nodi base per legare i vari accessori alla lenza, sono solo alcuni dei temi affrontati nel corso di questi inediti pomeriggi che si propongono l'obiettivo di trasmettere ai giovani la passione per la pesca e riportarli così sulle sponde dell'olio. Questa iniziativa è nata nel periodo della quarantena, è stata un'idea del nostro direttivo che abbiamo deciso che era giusto che i bambini, dato che vedevamo che i piccoli non stavano più sul fiume, non andavano a pescare per un motivo o poi per l'altro, e abbiamo pensato di ripartire un po' da loro con questo corso di pesca per far sì che si avvicinino a questa passione. Diciamo che siamo alla prima edizione di questo corso e quindi dobbiamo anche noi un po' aggiustare il tiro. Partiremo con una linea teorica per fare conoscere il fiume, i tratti di fiume dove andranno poi a pescare, e insieme inseriremo delle lezioni pratiche per poi fargli imparare proprio la pratica del lancio piuttosto che della costruzione della montatura. Innanzitutto la cosa importante è il rispetto del fiume, della pulizia, dell'ambiente, dell'ecosistema. Questo ecosistema dobbiamo saperlo rispettare e valorizzare.